No, aspetta, io non ci sono, eh. Sì, ti aspetto, ti sto aspettando. Sì. Non ci sono perché non mi piace il microfono. Allora, venite più avanti, così evitiamo di fare troppi passaggi. Usate le sedie. Mi piace il microfono. Dai, ti sono i soldi così. Ho capito, eh. Togli il computer, tipo, per favore, così facciamo stare una persona qua. Aspettiamo due minuti a collegare. Sembra che abbiamo fatto apposta aspettare. No, perché stavamo. Dicevamo pezzi dell'albergo. Se non conosce l'albergo, io lo conosco da te. Aspetta, no. Vai, c'è un ok. Buongiorno a tutti, il mister è pronto per rispondere alle vostre domande. Tipo, ti prego poi di passare dal retro, grazie. Cominciamo con Enzo Andropoli, quotidiano del Sud. Buongiorno mister, allora dovrebbe essere stata una settimana dai contenuti forti che è servita forse a, come dire, a mettere a tacere molte voci insinuanti e fastidiose e che dovrebbe rilanciare l'azione del Cosenza Calcio in questo campionato. Lei è soddisfatto di come è stata trascorsa questa settimana? Allora, la prima cosa ci tengo a sottolineare che mi ha fatto un po' sorridere che abbia fatto notizia un martedì mattina tosto. Cioè, avrebbe dovuto far notizia se noi martedì mattina ci fossimo rivisti, facciamo allenamento, si è perso, amen, andiamo avanti. Signori, dopo due sconfitte del genere, ci vediamo martedì mattina, non deve essere un allenamento qualsiasi, ok? Quindi per fare chiarezza su tanto chiacchiericcio, qui bisogna capire bene una cosa, quello che conta in queste ultime sette partite è il bene comune, società, città e tifosi, ok? Il primo passo per dimostrare questo lo deve fare l'allenatore, quindi io martedì mattina di fronte ai miei calciatori ho detto questa cosa qui, il bene comune e non personale, quindi anch'io ero pronto a togliermi. Se il problema è, mi toglievo io, non è un problema perché conta solo il risultato finale. Quindi se pretendo che i miei calciatori abbiano questa mentalità, io non vado ad essere il primo a dare l'esempio di mettere in discussione me stesso per il bene comune. Questo è stato alla fine il succo del confronto tra martedì. Detto questo, questa mia scossa ha portato poi a un confronto anche tra tutte le componenti, i calciatori, le società, così, e dal giorno stesso si è deciso con grande convinzione di fare un finale campionato importante. Sono chiacchiere ad oggi, le chiacchiere stanno a zero in questo momento, domani c'è la partita e la partita deve dimostrare che quello che si è mosso vada trasformato in prestazione sotto lo stesso nervoso. Siamo con Franco Segreto, Corriere dello Sport. Buongiorno mister, io ho ascoltato con dovizia di particolare quello che ha detto lei, mi volevo rifare appunto al discorso della compattezza del gruppo, perché qui può venire anche Van Galle. Io anni fa dissi a Clerean, quando mi accorse con la mia esperienza che le cose non andavano bene, di andare via. Ovviamente a lei non glielo dico, però aspetto la partita di domani, perché quando un allenatore si trova una squadra che praticamente non lo so, per quello che è successo, per i rumors che sono usciti fuori non dalla sua parte, diventa difficile anche per Van Galle. Detto questo, la compattezza del gruppo a che punto sta con la sua sincerità? Se non ci fosse non sarei più a fare la conferenza stampa io oggi, quindi tendo di rispondere, ho fatto questo passaggio apposta per confermare questa cosa più vicino al microfono. E quindi da questo punto di vista, come dicevo prima, si è arrivati a un dunque, poi martedì è stato quello di grande convinzione. Mi allaccio un po' alla domanda precedente, sono contento delle risposte che ha dato la squadra poi e oggettivamente nella settimana, ma vi dico questo però, non mi faccio fregare, nel senso che questa è una squadra, ve l'ho detto anche le settimane passate, che durante la settimana ce l'ha tutta da lavoro, ce l'ha sempre avuta, la tuta da lavoro bella sporca, il problema è che le mie due partite ha messo il vestito della festa, ok? Quindi dobbiamo essere bravi a mantenere quella tuta da lavoro che io vedo tutte le settimane, ho visto anche in quelle precedenti, tenercela, la vogliamo pulire? Laviamola, ma ce la dobbiamo mettere domani in campo. Questo è il senso. Grazie. Altre domande? Tipo capo. Sì, a me interessa fondamentalmente rimanere tutti uniti, è fondamentale in questo momento.
lo stato, non solo l'umore della squadra, in che condizioni, non solo psicofisiche, ma dal punto di vista della voglia dei giocatori, in che condizioni lo spogliatoio. Rischio di continuare a ripetermi oggi, capisco la vostra curiosità, ma credo di dover ripetere sempre le stesse cose, nel senso che poi si è tirata una riga martedì e si è lottato e si è lavorato e vi dico, e non è una questione tattica, non è che si è lavorato sulla tattica, cioè tanto così vi evito già le domande sulla tattica, non è quello ragazzi, perché là, tatticamente parlando anche lunedì la squadra ha fatto quello che doveva fare in certi momenti bene, in altri non bene, ma non è un problema tattico, è un problema di momenti, perché se possiamo vincere la partita e dopo per un invio di 70 metri perdiamo la partita, capite che non è una questione tattica, è una questione di atteggiamento, di anima e di determinazione per voler raggiungere il risultato. Quindi domani sono convinto, come lo ero del resto lunedì, ma domani a maggior ragione, voglio vedere una squadra che dia un segnale forte su questo punto di vista, ma non a me o a loro stessi. Il segnale deve essere per loro stessi, per la grande determinazione di voler provare a vincere questa partita. E non dico con presunzione, provare a vincere non è perché per il nome e il cognome dell'avversario, che tra l'altro sta facendo grandi cose questa squadra, soprattutto nell'ultimo periodo, è una squadra che io ho visto dal vivo 3 o 4 volte, quindi conosco molto bene, è una squadra che sta sempre dentro le partite, sa lottare, quindi assolutamente la cosa principale domani per fare una grande partita è l'atteggiamento. Andiamo da Anna Franchino. Sì, buongiorno mister. Volevo sapere le condizioni del gruppo, nel senso proprio fisicamente, anche se Tutino potrebbe giocare tutta la gara, visto che l'abbiamo visto in uno scampolo di partita contro Brescia. No, allora, in questo momento la squadra chiaramente è una squadra che ha coscienza, quindi si sente in difetto. Normale che sia così, ha una grande voglia di dimostrare che quello che è passato in questi ultimi 15 giorni sia solo frutto della conseguenza di situazioni particolari, grande voglia di fare, Tutino ha lavorato chiaramente sempre di più con il gruppo, partirà dall'inizio e poi vedremo chiaramente quanto ne avrà dentro la partita, era un giocatore per noi troppo importante e quindi deve assolutamente in partite del genere, diciamo così, compartire e soprattutto tirare le file sotto l'aspetto della determinazione e della leadership che ha in questo gruppo. Abbiamo Pio Giorgio Giorno, il DOT. Sì, buongiorno mister, come abbiamo già detto è stata una settimana particolarmente pesante sia per lo staff tecnico che per i calciatori, sono venuti pure i tifosi a parlare, a cercare di capire come si deve raddrizzare questa barca. Ecco, io le chiedo le sue sensazioni, perché poi domani parlerà il campo, perché dopo un ritiro o scatta quella molla mentale a fare meglio o può anche succedere il contrario, che questo percorso difficile poi diventa ancora più difficile. Io le chiedo, le sue sensazioni sono positive o no? Grazie. Allora, così va bene, ricordamele tutte perché sennò mi ero già fatto i pensieri. Allora, sì, sono venuti i tifosi e ti dico la verità, è uno dei passaggi più importanti che abbiamo avuto durante la settimana, anche perché sono venuti con un atteggiamento di una propositività enorme, quindi a maggior ragione ci sentiamo in difetto nei loro confronti. Mi continuate a dire, dopo una settimana così difficile, ma non è stata la settimana complicata. È state le due partite, lunedì è stato complicato, cioè il problema è lunedì, non è dopo, cioè la settimana, il dopo è quello che oggi mi fa arrivare a Piacenza con grande fiducia, grande energia e grande convinzione dei miei calciatori, quindi tutta questa sottolineare della settimana difficile, no, è stato un lunedì difficile e martedì invece è stata una settimana molto importante e qualitativa. Quindi io da martedì sono molto fiducioso e voglioso di arrivare alla partita e non vedo l'ora che sia partita domani. Quindi il problema è lunedì. Da martedì sera siamo assolutamente grandi convinti, con grande voglia di fare un finale di campionato eccezionale. Ho dimenticato forse una risposta, non mi ricordo. Sensazioni? No, mi pare che ci sia tutto. Danilo Pelle.
Mister, buongiorno. Si torna in campo a distanza di 5 giorni. Sente l'esigenza di rinfrescare l'11 titolare per toccare il Brescia? Oppure si rivederà più o meno la stessa formazione scesa in campo lunedì? Prego. Chiaramente ti dirò poco, lo sai, però ci tengo a sottolineare una cosa. Se voglio cambiare questo andazzo, diciamo così, questo momento particolare, e anch'io delle scelte, dovrò fare delle scelte che porteranno anche a far capire cosa conta veramente nella partita, anche sul prospetto tecnico domani. Quindi le mie scelte di domani saranno anche indirizzate a dare continuità a quello che ci siamo detti questa settimana, in quanto determinazione, intensità, forza fisica, voglia di fare partita e voglia di avere grande presenza dentro il campo. C'è un'altra domanda? Valentina Michidieri. Salve mister, Francesco Forte è un calciatore su cui la presenza ha puntato molto. Lei cosa ne pensa? L'ha conosciuto ad Ascoli, l'ha trovato a Cosenza, abbiamo notato che ha delle difficoltà. Come mai secondo lei e da dove derivano? Su Francesco credo di ripetere quello che avete sentito in tutta la stagione, perché io quello che vedo qui è quello che ho visto ad Ascoli nei 45 giorni che ho avuto, che è un ragazzo che si allena a 2000 all'ora, sempre positivo negli atteggiamenti, non gioca positivo mentre si cambia con i compagni che partono titolari, positivo in panchina, cioè non sbaglia un atteggiamento. Magari è riuscito a, diciamo così, realizzarsi meno sotto l'aspetto delle prestazioni rispetto ad altre stagioni, però quando la base è questa qui faccio fatica io a, diciamo così, a sindacare le prestazioni di un calciatore che ha questi comportamenti e questa voglia. E vi assicuro che sarà un esempio anche in questo finale di campionato, al di là di quanto giocherà o di quanto potrà determinare. Perché se vogliamo, mi allaccio un po' al discorso iniziale, creare una mentalità di squadra, di anima, di gruppo, dovremmo essere bravi a dare grande valore anche a chi giocherà un pochino meno. Andiamo da Renzo Andropoli. Sì, mister, lei ha confermato che non è una questione di tattico, di sistema di gioco, ma di atteggiamento. Una cosettina però bisogna dire, lei si affiderà ancora a Fioretto o preferisce lasciarlo in questa partita, dal punto di vista fisico? È chiaro che domani, un po' per il momento, un po' per anche il tipo di partita, per l'avversario, sicuramente bisogna fare una partita intensa, di grande presenza, di volume, questo assolutamente sì. Bisogna fare una partita gagliarda e calzuta se vogliamo uscire con punti importanti. E abbiamo ancora Piero Giorgio? Sì, mister, ovviamente non le chiedo la formazione che schiera domani, però due domande gliele devo fare. Una, se ci sono possibilità di vedere confermato Crespi al centro dell'attacco, visto che ha fatto bene in casa. E poi una che ci tengo in modo particolare, volevo capire la situazione del capitano D'Orazio, che l'anno scorso le ha dato una grossissima mano per la salvezza, e che quest'anno sia da parte di Caserta che nelle sue prime partite è stato messo un po' in disparte. Volevo capire se uno della personalità di D'Orazio le può venire utile in una partita importante come quella contro la Feralbi. Grazie. Ringrazio per la domanda, perché parlare di Tommy, soprattutto in questo momento, mi fa molto piacere, perché io l'ho ritrovato come sempre, al di là che stesse giocando poco e anche con me ha giocato meno della passata stagione, sempre identico, sempre sul pezzo, lavora per i compagni, lavora per il gruppo, e quindi giocatori del genere in questo momento possono tornare assolutamente molto utili. Crespi. E Crespi chiaramente ha fatto bene, ha fatto gol, e ha lavorato bene anche in settimana, ti dico la verità, davanti posso scegliere veramente tra tutto il pacchetto degli attaccanti. Mister della Borgo. Abbiamo Renzo Andropoli, no, Pippo Gatto. Sì, Ferrato Salò in casa, 4 sconfitte di fila, va a Cremona e vince. Che tipo di partita sarà? Ma sarà una partita complicata, nel senso è una squadra che è brava a non far esaltare gli avversari nelle loro qualità, grande gamba di ripartenza, fisicità sui calci piazzati, quindi sarà una partita anche sporca, secondo il mio punto di vista, dovremmo essere bravi a starci dentro e magari quando toccherà a noi comandarla riuscire a valorizzare le nostre qualità, le nostre caratteristiche.
Penso che siamo in chiusura con Franco Segreto, prego. Allora, studiando questo 3-5-2, come dicevo il collega Pinto di Zaffaroni, però c'è un giocatore che in questo momento è attenzionato da molti club di Serie A, che è Felici. Le sue sgroppate sulla corsia destra potrebbero dar fastidio a Cosenza. Ha preparato qualcosa, qualche gabbia per Felici? È uno dei calciatori sicuramente più interessanti di questa Serie B di quest'anno, perché ha un motore sopra media, grande sgroppate, sicuramente dovremmo essere bravi a non lasciargli troppo spazio, troppa profondità, perché è un giocatore che si esalta in quelle misure. C'è un'altra domanda di Anna Franchino, prego. Mister, volevo chiederle, visto che era stata fatta la stessa domanda, insomma, quando è arrivato, sul presidente Guarascio ieri, so che è venuto qui a dare, insomma, manforte alla squadra, insomma, è un segnale di ottimismo, ecco. Allora, diciamo che per come si è aperta la settimana, si è chiusa in modo migliore, nel senso che mancava solo la chiosa del nostro presidente, che come al solito ha portato un entusiasmo incredibile nonostante le ultime due partite, quindi siamo molto contenti che sia passato e soprattutto che sia potuto passare e ci ha trasmesso, quindi a maggior ragione dovremo fare domani una partita eccezionale. Grazie a tutti, grazie mister.